messaggio che emerge è che la formazione deve essere mirata e in questa governance debbono entrare le imprese. Noi soffriamo in Italia a tutti i livelli, i gradi della scuola italiana fino alle università, del fatto che non abbiamo quel capitale umano che può gestire le nuove tecnologie. Il messaggio che esce fortemente è questo: formazione mirata con una governance condivisa da parte degli imprenditori. I ragazzi hanno la possibilità di avere un'esperienza molto importante in quanto fanno molto della loro formazione con manager delle imprese su programmi concordati tra imprese e scuola, quindi questa è veramente la grande differenza di questo tipo di scuola. Noi come imprenditori diamo gli indirizzi ai nostri ITS rispetto alle materie che poi impatteranno direttamente sull'economia e sul PIL del territorio. In questo momento c'è una forte spinta legata alle tecnologie come in altri ambiti e quindi si comincia a parlare di realtà virtuale a supporto delle attività che svolgono gli operatori, si inizia a parlare, anzi si parla sempre di più di favorire il turista attraverso le tecnologie e quindi attraverso magari il proprio telefonino, il proprio palmare. Siamo entrati nel coding, nella robotica educativa, con dei prodotti semplici, con dei prodotti abbordabili facilmente, quindi senza dover avere dei corsi di preparazione.